Beh, immagino che comunque fosse obsoleta. La tua nuova corazza è una Mark 6, arrivata questa mattina da Songnam. Vacci piano finché non padroneggi le nuove funzioni. Ok, verifichiamo il sistema di puntamento. Guarda la luce in alto. Bene, ora guarda la luce in basso. Perfetto, di nuovo la luce in alto. Ci siamo, e ora quella in basso. Ok. Sembra tutto a posto. Aspetta, ora disattivo gli inibitori. Muoviti un po' per ambientarti. Quando sei pronto, vieni da me al comando a distanza. Fai attenzione perché non ho intenzione di ripetermi. Questa stazione verificherà gli scudi energetici a ricarica. Gli scudi della tua nuova corazza sono molto resistenti, molto efficaci. Meglio della tecnologia Covenant usata per la Mark 5. Tombola! Come puoi vedere, si ricaricano molto più velocemente. Se i tuoi scudi cedono, trovati un riparo e aspetta che l'indicatore ritorni al massimo. Certo, può nascondersi dietro di me. Allora, hai finito col mio ragazzo? Ormai se la cava anche da solo. La sua corazza è a posto, Johnson, per cui tappati quella boccaccia. Puoi andare, figliolo, ma cerca di non strafare. Tranquillo, lo terrò per mano. Allora, Johnson, quando mi dirai come hai fatto a tornare qui tutto d'un pezzo? Spiacente, segreto militare. Ah, vai al diavolo! E scordati pure che ti sistemi il mirino della tua A2. Oh, oh, oggi è davvero di buon umore. Magari Lord Hood ha dimenticato di invitarlo. Ah, la Terra. Sono anni che non la vedo. Quando sono partito, la griglia di difesa orbitale era ancora un progetto nella mente dei politici. E ora guarda, il Cairo è soltanto una delle 300 piattaforme geostazionarie. Il fucile Khan potrebbe trapassare una nave da guerra Covenant. Il fuoco concentrato di Atene e Malta nulla potrebbe superare indenne questa forza da battaglia. È da stamattina che arrivano astronavi. Nessuno dice molto, ma c'è qualcosa di grosso nell'aria.